Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri che si è tenuto a Palermo il 5 aprile del 2004. In aula ascolterete la requisitoria del pubblico ministero Antonio Ingroia. Buon ascolto. Signor Presidente, signori giudici, signori avvocati, siamo giunti, direi finalmente, alla fine di questo lunghissimo, troppo lungo processo, più di 6 anni dall'inizio del dibattimento, attraverso 211 udienze, dal 5 novembre 1997, data della prima udienza. 211 udienze durante le quali sono state sentite ben 270 persone, fra testimoni, imputati di reato connesso o collegati. Tanto tempo, tante udienze, ritiene il Pubblico Ministero troppo tempo, troppe udienze. Un processo complesso, che sicuramente vanta una istruzione veramente articolata e approfondita, ma direi anche troppo lunga, quasi estenuante. In un saggio molto stimolante e interessante, il filosofo francese Jacques Derrida denuncia come aporia della giustizia l'urgenza della decisione che barra, dice il filosofo Derrida, barra l'orizzonte del sapere. La giustizia è ciò che non deve attendere e perciò non può concedersi l'informazione infinita e il sapere senza limite che sembra esigere. Jacques Derrida, cosa vuole dire? Scuso per la citazione, ma credo quanto mai precipua, non è una divagazione. Nasce l'aporia della giustizia proprio questa, perché la giustizia pretende rapidità, ma la verità prende tempo, il tempo necessario per essere accertato, che può essere lungo, lunghissimo, talvolta intollerabilmente lungo. La giustizia, da quando è pronunciata, determina questa contraddizione, una contraddizione ineliminabile tra il connotato della immediatezza e l'esigenza di completezza dell'accertamento che deve sorreggerla. Il differimento, però, della decisione contraddice la giustizia quanto il rischio della sua superficialità. Il rapporto fra giustizia e tempo è quindi problematico sin da quando l'uomo ha coscienza di sé, perché esibisce un potenziale conflitto di valori, un'aporia appunto che può essere risolta solo in termini di ragionevole contemperamento fra le due opposte e rinunciabili esigenze. La giustizia si realizza con il massimo di conoscenza nel tempo più breve. Ma il processo è la sede dell'accertamento della verità, quella processuale si intende, e quindi occorre speciale approfondimento. Ma è evidente che qualcosa nel sistema non funziona quando è possibile, come in questo processo, che vengano impiegati mesi e mesi ed uno straordinario numero di udienze per attività processuale spesso non ispirata a quella esigenza di equilibrio tra giustizia e tempo. Se questo squilibrio si verifica, ed anche in questo processo è avvenuto, c'è qualcosa che non funziona. Quando vengono impiegate decine e decine di udienze per sentire testi su risultanze documentali non acquisibili se non con il consenso delle parti, è una stortura che introduce l'attuale formulazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale, o ancor peggio, quando vengono assunti decine e decine di testi per riferire circostanze del tutto ininfluenti, è il caso, ad esempio, dei quasi 100 testi del pubblico ministero,
cui il pubblico ministero ritenne nel corso dell'istruzione dibattimentale a rinunciare, cui la difesa non consentì alla rinuncia, che ha dato luogo alla surreale sfilata di testimoni ai quali nessuna delle parti in realtà aveva più interesse a porre domande, e in qualche caso infatti nessuna ne pose, né il pubblico ministero, che coerentemente non pose domande avendo rinunciato a quei testi, ma neppure la difesa, che invece non aveva consentito la rinuncia a quel pubblico ministero, quei testi del pubblico ministero. Una sfilata surreale che impegnò tempo, impegnò udienze, determinò quello squilibrio fra verità e giustizia, fra tempo e giustizia, cui facevo riferimento prima e cui faceva riferimento Jacques Derrida in quel saggio. Tutto ciò costituisce in parte una dimostrazione di un fallimento del vigente sistema processuale penale, il processo così com'è, non il processo come dovrebbe essere, specialmente nei processi di maggiore complessità, come quello dei procedimenti per reati di mafia, dove l'applicazione, che talvolta può definirsi esasperata, del principio di oralità da parte del legislatore, anche quando determina poco surplus di garanzia e un grande aggravamento dei tempi del processo, non serve affatto a rendere il processo più giusto, anzi lo rende ancora più lento, intollerabilmente più lento, e quindi meno giusto. Comunque, la magistratura naturalmente è chiamata ad applicare la legge e di cercare tutt'al più equilibri più avanzati nell'ambito degli spazi della discrezionalità interpretativa, fin tanto che la magistratura questa discrezionalità interpretativa sarà lasciata, c'è qualche segnale attualmente in senso contrario, come è noto, e quindi non resta che prendere atto di questa situazione, denunciarla magari, probabilmente invano, anche perché non sembra oggi prevalere la volontà politica di rendere la giustizia più rapida e quindi più giusta, ma non resta che sottolineare che il differimento della decisione è comunque ingiusto, e perciò, per quel che è possibile in questa sede, in questo momento, per questo motivo, il pubblico ministero cercherà di svolgere una requisitoria orale la più breve possibile, una requisitoria orale più breve di quanto la verità pretenderebbe, di quanto il complesso accertamento probatorio ha imposto, ma direi più adeguata a ciò che la giustizia pretende, e depositerà perciò il pubblico ministero alla fine della propria requisitoria una memoria scritta più completa, esaustiva e in questo senso adeguata alle esigenze della verità. Dicevo, un processo lungo, estenuante, ma sicuramente anche per questo un processo approfondito dove non si è tralasciato nulla. Non, vorrei subito sgombrare il campo da questo equivoco, non un processo politico, non è mai stato questo un processo politico, semmai un processo ad un imputato, anche ad un imputato, il senatore Dell'Utri, che ha svolto soltanto alla fine del suo percorso sino ad oggi, della sua carriera, attività politica. Peraltro, in un periodo ben successivo a quello che costituisce specifico oggetto dell'imputazione e soltanto quando molti elementi d'accusa erano già stati acquisiti. E questo processo è così tanto poco un processo politico, né tantomeno un processo all'attività politica di uno degli imputati, non essendo neppure focalizzato sul periodo in cui egli ha svolto attività politica, che non hanno mai, per scelta precisa del pubblico ministero, non hanno mai costituito acquisizioni processuali, né testimonianze, né documenti aventi a specifico oggetto lo svolgimento
dell'attività politica dell'imputato. Il processo, questo processo non è stato e non è un processo politico, né tantomeno un processo a un movimento politico, come si è pure detto fuori da quest'aula, per fortuna. Quello, cioè il movimento politico fondato anche dall'imputato, dal senatore Dell'Utri. Nessuno è autorizzato a dirlo, né in quest'aula né fuori da quest'aula. È vero tuttavia che in questo processo non è affatto irrilevante la circostanza che vi siano stati, anche in epoca recente, accordi per appoggi elettorali fra l'imputato senatore Dell'Utri e l'organizzazione Cosa Nostra. È stata una emergenza, come è noto alle parti, venuta fuori in particolare da intercettazioni ambientali acquisite in altri processi, nonché dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia recente, Giuffrea Antonino, che hanno introdotto dei temi di prova provenienti appunto da altri procedimenti penali che sono, come dire, entrati in questo processo senza che ne facesse parte, senza che il tema probandum originariamente avesse ad oggetto questo specifico aspetto. Sia chiaro però che non è questo il tema probandum di questo processo. Ciò che tutt'al più rileva davvero in questo processo, una volta accertato, come il pubblico ministero ritiene, che tali accordi ed appoggi da parte delle famiglie di Cosa Nostra vi siano effettivamente stati, se essi affondassero le ragioni, questo rileva, se tali accordi e appoggi affondassero le loro radici in un pregresso rapporto fra l'imputato senatore Dell'Utri e l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, consolidato nel tempo, un rapporto avente ad oggetto reciproco scambio di favori e utilità. E ancora più specificamente, ai fini del reato contestato, rileva che da tali accordi, come il pubblico ministero ritiene, sia derivato un vantaggio all'organizzazione mafiosa. In conclusione, ciò che penalmente rileva ai nostri fini, in questo come negli altri processi aventi analogo oggetto, non è costituito tanto dai vantaggi e benefici tratti dagli uomini politici, bensì dai vantaggi e benefici ricavati dall'associazione mafiosa, dai quali soli deriva quel contributo al mantenimento in vita o al rafforzamento dell'associazione stessa nella quale si sostanzia la condotta punibile di concorso esterno. Insomma, non si tratta di provare l'esistenza di uno specifico accordo fra l'imputato e i boss mafiosi di Cosa Nostra fondato sulla promessa di un reciproco scambio di favori e utilità connessi alla consultazione elettorale XY. Qui non siamo in presenza di un accordo elettorale cosiddetto politico-mafioso, secondo la dizione utilizzata dal legislatore nell'articolo 416 ter del Codice Penale. L'impostazione dell'accusa è stata ed è che l'appoggio non fosse lo scopo di accordi o relazioni estemporanee e temporanee, ma l'inevitabile risultato, l'inevitabile conseguenza, una tappa, un passaggio, un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza di un rapporto consolidato nel tempo. Un vero e proprio rapporto organico fra l'imputato, senatore Dell'Utri e Cosa Nostra, nell'ambito del quale va letto il reciproco scambio di favori in occasione di questa o quella competizione elettorale. L'appoggio dell'organizzazione mafiosa in occasione delle competizioni elettorali e un'attività di favore e copertura in favore di Cosa Nostra posta in essere dal senatore Dell'Utri avvalendosi anche del suo ruolo in politica. Si tratta comunque, come dicevo, soltanto e nient'altro che l'ultimo anello di una catena, neppure il più importante rispetto al capo di imputazione. E nessuno
Dicevo, è autorizzato a dire che questo sia stato un processo politico, ancor meno nessuno autorizzato a dire neppure che questo sia un processo e sia stato un processo con un imputato occulto, come qualcuno ha detto anche in quest'aula, e tanti hanno detto fuori da quest'aula. Comportamento sleale, questo, di dirlo fuori dall'aula, che approfitta del fatto che il PM sui temi processuali fuori dall'aula non può replicare. Comunque, si è detto una volta per tutte, visto che il pubblico ministero soltanto ora, in sede di requisitoria, dopo, dicevo, più di 6 anni di dibattimento, non ha mai avuto il momento alla sede processuale per dirlo, si è detto una volta per tutte, il presidente Silvio Berlusconi non è mai stato imputato davanti ad alcuna autorità giudiziaria di Palermo, né effettivamente e neppure virtualmente, occultamente. Il presidente Berlusconi è stato in passato dolorosamente sottoposto ad indagini dalla Procura di Palermo soltanto quando erano emerse notizie di reato a suo carico, sicché quelle indagini furono un atto dovuto, cui conseguirono investigazioni altrettanto doverose per verificare la fondatezza di quelle notizie di reato. Ma per aver fatto semplicemente il proprio dovere, i magistrati di Palermo hanno subito i peggiori insulti. Ebbene, è noto a tutti che alla fine di quelle indagini la posizione del presidente Berlusconi venne archiviata perché si ritenne che gli elementi fino ad allora acquisiti non fossero sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. E da allora il presidente Berlusconi, da quando la sua posizione venne archiviata, non è mai stato sottoposto ad indagine alla Procura di Palermo, né tantomeno nessuno può dire che questo processo sia o sia stato un processo al presidente Berlusconi. Certo, non possiamo nascondere il nostro rammarico, un rammarico che anche in questa sede, in sede di conclusione di questo processo, ritengo dovrebbe essere condiviso da tutte le parti processuali, per un'occasione mancata, un appuntamento mancato sulla strada dell'accertamento della verità. Il nostro rammarico, che è per lo stesso rammarico, come dire, istituzionale, che esprimemmo direttamente al presidente Silvio Berlusconi, quando il 26 novembre 2002, riusciti dopo mesi di rinvio a ottenere la disponibilità del presidente ad essere sentito presso il suo domicilio istituzionale, cioè Palazzo Chigi, ci saremmo attesi che il presidente Berlusconi desse il suo contributo di verità per chiarire alcuni buchi neri. I buchi neri sull'assunzione di Vittorio Mangano, i buchi neri sull'allontanamento di Vittorio Mangano, i buchi neri sui rapporti col senatore Del Mutri, i buchi neri su certi anomali movimenti di denaro nelle casse delle holding a origine del gruppo Fininvest, e così via. Ricorderà il presidente e signori del tribunale che il pubblico ministero avanzò una articolata richiesta di capitolato ed erano tante le domande che tutti avremmo voluto porre al presidente Berlusconi, che ci avrebbe potuto offrire il suo contributo nell'accertare la verità. In quella circostanza la scelta del tutto legittima del presidente Berlusconi di avvalersi della facoltà di non rispondere ha determinato però obiettivamente per questo dibattimento, come dicevo, una occasione mancata, un appuntamento mancato sulla strada dell'accertamento della verità. E poi d'altra parte che, seppur, per come dicevo poc'anzi, questo processo naturalmente è un processo esclusivamente nei confronti dei due imputati di questo processo, il senatore Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà, non è, e quindi non è in alcun modo configurabile sullo sfondo alcun ruolo
rispetto al processo del presidente Berlusconi, è chiaro d'altra parte che dal presidente Berlusconi in questo processo si è inevitabilmente parlato e si parlerà durante la requisitoria. Proprio perché per il ruolo che il senatore Dell'Utri ha rivestito e riveste come stretto collaboratore del presidente Berlusconi, che il senatore Dell'Utri, secondo l'accusa, è stato ed è così importante e prezioso per l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Il che però ovviamente non significa che questo processo abbia imputati virtuali diversi o aggiunti rispetto ai due imputati effettivi. Queste polemiche strumentali, l'accusa di aver voluto fare un processo a terzi, queste polemiche strumentali, questi luoghi comuni della disinformazione spesso imponente, mi auguro che rimangano anche durante questa discussione, questa conclusione, fuori dall'aula. Così come ci augurammo all'inizio del dibattimento, durante la nostra relazione introduttiva per la richiesta di ammissione delle prove, ci augurammo allora che nessuno dentro quest'aula volesse sostenere tesi così infondate e fuorvianti. Purtroppo non sempre è accaduto, anzi talvolta è accaduto il contrario, devo dire più da parte dell'imputato che da parte dei suoi difensori. Sicché però, ancora una volta, non sarà forse inutile ricordare a tutti, come sa bene chi conosce questo processo e le carte di questo processo, che il processo, questo processo è stato ed è un'altra cosa. Si fonda su un altro terreno, ben altro terreno, su una ben più solida piattaforma probatoria, costituita da fatti, condotte, comportamenti dei due imputati. Fatti obiettivi e concreti e fatti provati. Provati non da chiacchiere, ma da testimonianza, da testimonianze precise, perfino di testimoni oculari, e da intercettazioni telefoniche, alcune delle quali assai risalenti nel tempo, e da risultanze obiettive, perfino risultanze documentali, fotografiche e filmate. E su questo terreno, soltanto su questo terreno, che il pubblico ministero intende confrontarsi, e su questo terreno che deve essere verificato se l'istruzione dibattimentale ha consentito l'acquisizione di prove sufficienti per affermare se sia stata adeguatamente provata l'ipotesi accusatoria e quindi la scrivibilità al senatore Dell'Utri e a Gaetano Cinà di condotte penalmente rilevanti alla stregua della contestazione di cui al capo di imputazione. Fatti specifici e concreti e penalmente rilevanti sono quelli che dovrete giudicare e sono quelli in base ai quali il pubblico ministero vi chiederà, lo diciamo fin da subito, di emettere una sentenza di dichiarazione di colpevolezza per entrambi gli imputati. Fatti, non teoremi, né tesi precostituite, soltanto una precisa contestazione di fatti storici, di condotte concrete, di comportamenti inequivocabili, tutti a loro personalmente attribuiti. Ma quali sono questi fatti? Qual è il tema probandum? E cosa è riuscito a provare il PM nel corso della istruzione dibattimentale? Fatti, dicevo, concreti, andati ben al di là rispetto a quello che costituiva il materiale probatorio sulla base del quale gli imputati vennero rinviati a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo. Fatti e il materiale probatorio ben superiore a quello sulla base del quale il pubblico ministero fece le proprie richieste di prova all'inizio di questo dibattimento. Anche perché questo materiale probatorio si è incrementato
anche perché gli imputati, direi anzi in particolare l'imputato, il senatore Dell'Utri, non ha smesso affatto durante il dibattimento di porre in essere ulteriori condotte costituenti il reato, ma anche ulteriore attuazione del proprio programma di ausilio rispetto all'organizzazione Cosa Nostra, fattivo ausilio e concreto sostegno a Cosa Nostra, come dimostra anche la vicenda Cirfeta-Chiofalo, di cui diremo oltre. Fatti che hanno abbracciato un arco temporale di 30 anni, a partire dal 1970, dagli anni 70, e quindi ben prima che il senatore Dell'Utri intraprendesse la propria attività politica, e concernenti rapporti instaurati dal senatore Dell'Utri quando egli probabilmente non avrebbe neanche mai pensato di dover tanti anni dopo intraprendere l'attività politica. Qual è stato, dicevo, l'oggetto di questo processo? I fatti, il tema probando. L'oggetto del processo attiene ai rapporti costanti del senatore Dell'Utri con esponenti di spicco dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, assai risalenti nel tempo, rispetto ai quali, appunto, dicevo, lo ribadisco, il recente impegno politico dell'imputato è stato un esiguo ultimo segmento temporale di una storia assai più lunga. E questo perché l'origine dei rapporti dell'imputato Dell'Utri con Cosa Nostra non è in alcun modo identificabile con il rapporto tradizionale fra il prototipo del cosiddetto politico colluso e l'organizzazione mafiosa. Non vi trovate a dover giudicare la rilevanza penale del cosiddetto patto di scambio fra politico e mafioso. È qualcosa di diverso e molto di più. Abbiamo già detto qual è il tessuto di questo processo: né complotti, né castelli accusatori, né teoremi, bensì più semplicemente fatti storici e condotte concrete ascrivibili agli imputati, con conseguenze altrettanto concrete, e cioè l'agevolazione di mafiosi ben determinati e individuati, ma non solo l'agevolazione di mafiosi in sé per sé considerati, ma l'agevolazione dei loro interessi criminali, il rafforzamento dell'intera organizzazione mafiosa Cosa Nostra, in ultima analisi il consolidamento del potere mafioso. La condotta contestata ai due imputati sta nei fatti provati in questo processo, descritti con chiarezza, concretezza e specificità analitica nel capo di imputazione formulato dal pubblico ministero. Associazione mafiosa propria aggravata per l'imputato Gaetano Cinà, e più esattamente condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, ed invece condotta di concorso esterno rispetto alla medesima associazione mafiosa per l'imputato Marcello Dell'Utri, con una serie di dettagliate specificazioni dei singoli tipi di condotta oggetto di contestazione. Gaetano Cinà, organicamente inserito nella famiglia di Malaspina quale specifica articolazione territoriale di Cosa Nostra, e quanto al senatore Dell'Utri, allo stesso viene contestata la diversa condotta di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Secondo la sostanziale differenza e distinzione sussistente fra la condotta del concorrente e quella del partecipe, in base al quale il concorrente, pur contribuendo anche egli al rafforzamento del sodalizio criminoso, pone in essere una condotta che non riflette un'assunzione di un ruolo stabile all'interno dell'organizzazione da parte del concorrente e la conseguente condivisione del metodo intimidatorio della selezione del suo programma criminoso. Quel che il PM ha provato, con particolare riferimento alla posizione del senatore Dell'Utri, sono specifici fatti ascrivibili all'imputato
e sue personali condotte, fatti e condotte che, in linea con i principi più volte affermati anche da ultimo dalla Corte di Cassazione, sarebbero già di per sé, non tutti fatti complessivamente, ma già di per sé ciascun fatto e ciascuna condotta posta in essere dal senatore Dell'Utri già da solo sufficienti ad integrare la fattispecie di concorso esterno all'associazione mafiosa, come il pubblico ministero dimostrerà nel prosieguo e poi nelle conclusioni. Le singole condotte contestate all'imputato sono di tale impatto causale rispetto al rafforzamento dell'associazione che già da sole sarebbero sufficienti per una condanna per l'ipotesi di concorso esterno. Invece in questo processo non ci troviamo in presenza della prova di una singola condotta di rafforzamento, ma di più condotte ripetute nel tempo. Toni, la sua posizione di garante degli interessi mafiosi negli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi, con particolare riferimento al gruppo Fininvest. Ma non soltanto, ovviamente, questo, non soltanto la prova di una posizione del senatore Dell'Utri, bensì la prova di fatti e condotte concrete dell'imputato, sviluppatesi nell'arco di un trentennio, dicevo, a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri, condotte protrattesi che hanno costituito un contributo poco significativo al consolidamento e al rafforzamento di Cosa Nostra, così da agevolarne il perseguimento delle finalità criminali dell'associazione mafiosa stessa. Così come, d'altra parte, è stata acquisita la prova del pieno inserimento di Gaetano Cinà nell'organizzazione mafiosa. Sempre però prova dell'inserimento del Cinà, provata sempre per il tramite dell'accertamento di fatti obiettivi, degli incontri, delle concrete condotta dell'imputato Cinà. Tutti i fatti, tutte prove, che provano dunque come due imputati con posizioni e ruoli diversi, ma strettamente collegati e fra loro coordinati, hanno contribuito al rafforzamento di Cosa Nostra, hanno agevolato concretamente gli interessi dell'organizzazione mafiosa e dei suoi appartenenti, anche fungendo da punto di riferimento per lo specifico interesse dell'organizzazione di penetrare e di radicarsi all'interno del mondo economico e finanziario milanese. Non occorrono molte parole per evidenziare quanto prezioso sia per una mega organizzazione criminale come Cosa Nostra, che non è soltanto organizzazione criminale, ma è anche vero e proprio potere criminale. Dicevo, non occorrono molte parole per evidenziare quanto sia prezioso per un'organizzazione come Cosa Nostra poter usufruire di stabili e sicuri tramiti con il mondo dell'economia e della finanza. Ci sono migliaia di pagine di sentenze, verità processuali consacrate, ma direi risultanze sociocriminologiche assurde ormai a vere e proprie massime d'esperienza, così recepite dalla giurisprudenza di legittimità, dati di fatto ormai incontrovertibili che comprovano lo specifico e concreto interesse dell'organizzazione Cosa Nostra a radicarsi all'interno del mondo dell'economia e della finanza, e in particolare presso quella che è sempre stata riconosciuta come capitale nazionale del mondo economico finanziario, cioè a Milano. E non è una lampante dimostrazione, che è anche una specifica indicazione per l'interprete e per chi si trova a dover applicare la fattispecie incriminatrice, la consapevolezza che ne ha lo stesso legislatore, perché il legislatore non a caso ha inserito come prima finalità tipica dell'associazione mafiosa descritta nel terzo comma dell'articolo 416 bis la finalità di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, cioè la finalità economica come specifico interesse dell'organizzazione criminale.
E allora è proprio in questo contesto del tema di prova che va letta la prova acquisita nel processo dei rapporti di Gaetano Cinà con Cosa Nostra e l'evoluzione di tali rapporti, e la prova dei rapporti del Cinà con il coimputato senatore Marcello Del Nutri e dei rapporti di entrambi con Vittorio Mangano e con altri elementi di spicco dell'associazione mafiosa, come, cito solo a titolo esemplificativo, Stefano Contato, Girolamo Teresi, I di Napoli, I Citarda, Giuseppe Albanese, per arrivare fino a Pullarà, ai Gramano, a Nitto Santa Paola, Peppe Colò, via via fino a Salvatore Rina e a Bernardo Provenzano. Dall'altra parte, i rapporti con il mondo finanziario ed economico di Marcello Del Nutri, in particolare i suoi rapporti con imprenditori come il presidente Silvio Berlusconi, ma anche Filippo Alberto Rapisarda, sono venuti in rilievo al solo fine funzionale all'accertamento di fatti penalmente rilevanti da provare, così come è stata provata, la notevole capacità di influenza esercitata dall'imputato in certi settori del mondo economico e finanziario, in modo da ritenere adeguatamente riscontrato il contributo al rapporto. Per la prova della integrazione di questo reato sarebbero sufficienti certe condotte di agevolazione, di mera agevolazione dell'associazione mafiosa, che direi il professore ritiene pacificamente ormai provata nel processo. Pensiamo al ruolo svolto da Gaetano Cinà e dal senatore Del Nutri. Coniarsi il tangibile profitto economico derivante a Cosa Nostra nel percepire la somma periodicamente versata da parte del gruppo Fininvest, di cui parleremo oltre. Anche questa, vicino da una parte di Del Nutri dall'altra, sono condotte di agevolazione che ritiene pubblico ministero provate, già da sole sufficienti a provare in un'ottica, come dire, di risultato dell'organizzazione Cosa Nostra, un tangibile, concreto, empirico contributo al consolidamento e alla realizzazione, naturalmente parziale, dei programmi dell'associazione Cosa Nostra. Sappiamo benissimo che nel diritto penale vivente, quanto mai importante in questa materia, cioè il diritto cosiddetto giurisprudenziale, formatesi, cioè nella giurisprudenza formatasi nella interpretazione, nell'applicazione dell'articolo 316 bis, dell'articolo del concorso esterno del 110, del combinato disposto di quell'articolo 110 416 bis, rilevi, si richieda la sussistenza di un contributo al mantenimento in vita e al rafforzamento del sodalizio. Ma questo contributo al mantenimento in vita e al rafforzamento è chiaro che va fatto, la Cassazione ha ribadito più volte, secondo una logica di scala, di proporzioni. È chiaro che non si può pretendere che una mega organizzazione criminale con diramazioni su tutto il territorio nazionale e all'estero abbia un decisivo contributo da una singola condotta di un singolo soggetto. Si tratta di valutare se si sia determinato un contributo, anche minimo, ma purché adeguato ed apprezzabile, al rafforzamento dell'associazione. In questo senso, secondo questi canoni interpretativi ed applicativi della giurisprudenza della Cassazione, tale condotta di Cinà, tale condotta di Del Nutri, di agevolazione, di realizzazione di un interesse specifico ed economico dell'associazione mafiosa, è già realizzato. Basterebbe questo, cosa posso dire, un decimo o un quindicesimo di questo processo, basterebbe questo per ritenere provata l'accusa nei confronti di entrambi gli imputati. Ma il processo ha consentito l'acquisizione di molto di più, in quanto ha consentito di accertare, per parlare del senatore Del Nutri, che il senatore Del Nutri ha rafforzato l'associazione mafiosa
non soltanto per queste, in fondo, minuto aspetto dei suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, ma proprio in virtù delle conseguenze del suo pieno inserimento nel mondo economico e finanziario milanese. E ciò perché, dicevo, si sono approvati due presupposti essenziali e indispensabili in questa ricostruzione. La prima è cioè l'esistenza delle condotte di agevolazione dell'imputato verso l'associazione mafiosa, e la seconda la sua capacità di influenza in quel mondo economico e finanziario che ha determinato di riflesso il rafforzamento del sodalizio mafioso. Voglio dire, Gaetano Cinà, con tutto il rispetto nei confronti di questo imputato, non sarebbe stato così prezioso ed importante per l'associazione mafiosa senza Marcello Dell'Utri. Gaetano Cinà da solo non sarebbe mai stato in grado di apportare, da uomo d'onore posato, tra virgolette, come si dice all'interno della terminologia mafiosa, dell'organizzazione mafiosa, non sarebbe stato in grado di apportare un contributo decisivo all'associazione mafiosa se non vi fosse stato il coordinamento della sua attività con Marcello Dell'Utri e con quello che il senatore Dell'Utri rappresentava all'interno di quel mondo economico e finanziario milanese di cui Cosa Nostra aveva bisogno. E dunque, cosa abbiamo provato in sintesi in questa prima, Presidente, signori giudici, questa prima visione sintetica e riepilogativa di quello che da qui a poco esamineremo passo passo, analiticamente, seguendo un excursus cronologico della vicenda. Abbiamo preferito nell'impostare la requisitoria usare l'excursus cronologico, che consente meglio a leggere i fatti, gli eventi, le singole condotte e la loro concatenazione l'una con l'altra, piuttosto che usare il sistema dell'esame per fonti di prova. L'esame per fonti di prova rischia di essere naturalmente dispersivo. E allora, cosa abbiamo provato? Dicevo che l'imputato, il senatore Marcello Dell'Utri, ha intrattenuto questi continuativi rapporti di complicità con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e che tali rapporti si sono consolidati e sviluppati nel tempo soprattutto per mezzo dell'imputato Gaetano Cinà. Non solo, ma soprattutto per mezzo dell'imputato Gaetano Cinà. Rimando al Cinà che questi, prima uomo d'onore della famiglia di Malaspina, nella qualità di uomo d'onore, diciamo, tutti gli effetti della famiglia di Malaspina, e poi successivamente posato, posto ai margini dell'organizzazione per motivi d'onore, ha continuato a mantenere, anche con questa sua qualità, con questa in parte deminuzio del suo status, ma poi quando esamineremo, lo farà probabilmente lo farà sicuramente il collega Gozzo, la posizione del Cinà verrà in evidenza nella disamina dei fatti, delle condotte, dei comportamenti allo stesso attribuiti dai fuori con evidenza. Dicevo, il Cinà ha continuato a mantenere stretti rapporti con l'organizzazione mafiosa, perché ritenuto più affidabile perfino di un uomo d'onore non posato. E perché viene ritenuto più affidabile? Perché viene ritenuto più prezioso? Perché diventa insostituibile per Cosa Nostra, tanto che si preferisce rivolgersi a questo uomo d'onore più posato piuttosto che un uomo d'onore a tutti gli effetti? Perché addirittura Salvatore Riina decide di investire Gaetano Cinà di questo ruolo, di questa funzione, dopo un periodo, una parentesi, dicevo, poi verrà esaminato successivamente, in cui Cinà sarà, questo ruolo di Cinà era stato, tra virgolette, congelato. Proprio perché Cosa Nostra lo ritiene indispensabile per il suo rapporto con il coimputato, il senatore Marcello Dell'Utri. Perché l'organizzazione Cosa quindi ritiene altrettanto essenziale e indispensabile il rapporto con il senatore Dell'Utri, ritiene altrettanto essenziale e indispensabile questo ruolo di Cinà come cerniera con il senatore Dell'Utri. Conclusioni queste che costituiscono
dire, il segmento di un iter dimostrativo più complesso, fondato sulla prova di alcuni fatti specifici, denotanti obiettivi concreti comportamenti degli imputati, nei quali sono ravvisabili le condotte medesimi contestati, e che credo sia bene cominciare anche per avere una, a buon uccello, una panoramica su quello di cui, quello che tratteremo più nel dettaglio nel prosieguo della requisitoria, che iniziamo quindi ad anticipare come punti cruciali, che anticipiamo a titolo naturalmente meramente semplificativo e non esaustivo rispetto invece a tutto il materiale probatorio che verrà poi esaminato, anche altri fatti, incontri ed episodi. Primo fatto, prima condotta, primo comportamento rilevante e come penalmente riguarda in particolare il senatore Dell'Utri, ma anche il Gaetano Cinà, ed è l'essere stato il senatore Dell'Utri l'artefice dell'assunzione di Vittorio Mangano presso l'allora imprenditore Silvio Berlusconi, così agevolando in modo decisivo l'introduzione di un mafioso di rango come Vittorio Mangano negli ambienti imprenditoriali milanesi, facendo da intermediario fra il presidente Berlusconi, allora imprenditore e non presidente, presso il quale caldeggiava l'assunzione del Mangano, prospettando la funzione protettiva che il Mangano avrebbe potuto svolgere in considerazione dei timori di un imprenditore come Berlusconi all'epoca nel mirino della cosiddetta anonima sequestri, dicevo quindi svolgendo il senatore Dell'Utri il ruolo di intermediario fra il Berlusconi presso il quale caldeggiava l'assunzione del Mangano e il Mangano stesso, presso il quale il senatore Dell'Utri si recò personalmente in compagnia del Cinà Gaetano per il perfezionamento dell'accordo col Mangano stesso. Secondo, ancora, l'avere nella stessa ottica e per le finalità e l'interesse dell'organizzazione Cosa Nostra favorito ed organizzato un incontro diretto e personale fra lo stesso allora imprenditore Silvio Berlusconi e alcuni mafiosi di spicco dell'epoca, come un vero e proprio capo della mafia come era Stefano Bontate e poi Girolamo detto Mimmo Teresi, entrambi come è noto della famiglia di Santa Maria del Gesù, lo stesso Gaetano Cinà della famiglia del Malaspina, di Malaspina, e Francesco Di Carlo della famiglia di Altofonte, teste oculare di questo incontro di che ha riferito in dibattimento. Incontro finalizzato proprio a formalizzare l'assunzione di Vittorio Mangano, a consacrare il ruolo ricoperto dallo stesso Mangano unitamente al Dell'Utri e al Cinà come assicurazione contro i sequestri, che veniva così stipulata dall'imprenditore Silvio Berlusconi. Un vero e proprio contratto di assicurazione dove Dell'Utri ricoprì il ruolo di una sorta di agente assicurativo di Cosa Nostra, inviato a stipulare un contratto col cliente assicurato, lo stesso imprenditore Berlusconi. La poi accreditata ricostruzione sociocriminologica, recepita in più di una sentenza anche dalla Cassazione, definisce la mafia come un'industria di protezione, un'industria che produce protezione, un'industria che produce il pericolo che, dalla quale essa stessa protegge. Ebbene, se la mafia è un'industria di protezione che produce la minaccia prima e poi si presenta come protettore della minaccia che essa stessa produce, bene, se la mafia è questo, se la mafia è Cosa Nostra in particolare è un'industria di protezione,
quale maggiore contributo si può dare al rafforzamento di Cosa Nostra, al rafforzamento di un'industria di protezione che va a preparare un così importante cliente per l'azienda assicurativa chiamata Cosa Nostra, magari anche con l'aspettativa da parte dei capi dell'organizzazione mafiosa di poter ancora servirsi di questi rapporti in futuro per realizzare altre utilità, come secondo la testimonianza di Francesco Di Carlo Bontade dice, promette e si auspica possa derivare da quell'incontro organizzato a Milano dal senatore Dell'Utri. Per tutto il periodo a seguire, Dell'Utri e Cinà svolgono costantemente, ripetutamente, stabilmente, permanentemente questa attività di ausilio, sostegno e rappresentanza degli interessi di Cosa Nostra presso il gruppo imprenditoriale facente capo al presidente Berlusconi, traendo anche benefici per la loro posizione proprio da tale preziosa funzione svolta per conto di Cosa Nostra, e mantenendo per questa ragione, per questi motivi, rapporti con numerosi uomini d'onore con i quali vi è un'intensa frequentazione. E non entro nel dettaglio, si vedrà dopo, delle vari incontri e frequentazioni che emerse dalla istruzione dibattimentale, che hanno rilevanza quale in questo contesto per il loro valore del ispessirsi di questo tessuto relazionale tra gli imputati e l'organizzazione. In particolare, il luogo d'incontro è rappresentato proprio dal negozio di Gaetano Cinà, ove il Dell'Utri ha modo di conoscere e frequentare altri uomini d'onore, come Salvatore Calizzi, uomo d'onore della famiglia Partenna Mondello, braccio destro del boss Rosario Ricordono, capo mandamento di Partenna Mondello, e Salvatore Federico, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria del Gesù, fra i più fidati di Stefano Pontale. Ma non solo Palermo e non solo il negozio di Gaetano Cinà, ma anche Milano, anche incontri con esponenti della mafia catanese, come dimostra l'episodio, peraltro non smentito neppure dallo stesso imputato, con il calderone Antonino e lo stesso Vittorio Mangano, famoso incontro al ristorante delle colline pistoiesi durante il compleanno, il giorno del compleanno del Calderone. Bene, dall'altro il senatore Dell'Utri ha svolto per un certo periodo non solo questo, quindi abbiamo fatto riferimento a Vittorio Mangano, abbiamo fatto riferimento al ruolo di Dell'Utri e Cinà rispetto al gruppo imprenditoriale facente capo al presidente Berlusconi, ma ha svolto per un certo periodo analogo ruolo di rappresentanza o con rappresentanza degli interessi di Cosa Nostra e di personaggi mafiosi come Stefano Pontade e Mimmo Teresi anche all'interno di un altro gruppo imprenditoriale operante nel milanese, e cioè quello facente capo a Filippo Alberto Rapisarda, dal quale venne assunto proprio per il decisivo intervento dello stesso Stefano Bontade. E ancora, dopo il rientro del senatore Dell'Utri nel gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi, e sempre Dell'Utri, ancora in una attività coordinata con quella di Cinà Gaetano, a fare da intermediario fra Cosa Nostra e il gruppo Berlusconi per regolare i reciproci rapporti rispetto all'attività televisiva intrapresa dal gruppo Berlusconi in Sicilia. E infatti Dell'Utri, secondo le prove acquisite in questo dibattimento, a consegnare a Cinà e quest'ultimo a consegnare ai vertici di Cosa Nostra le somme di denaro periodicamente versate al fine di ottenere la protezione
degli interessi televisivi del gruppo in Sicilia. E ancora, dopo la riorganizzazione degli assetti interni a Cosa Nostra dopo la guerra di mafia, siamo quindi giunti già agli anni 80 inoltrati, finita la guerra di mafia fra l'81 e i primi dell'82, acquisiti saldamente nelle mani le redini dell'organizzazione mafiosa, i corleonesi, Salvatore Riina in particolare, assume personalmente nelle sue mani il rapporto con Dall'Utri, che era stato gestito dopo l'uccisione di Puntate e Teresi dai Cullarà tramite Vittorio Mangano. Totò Riina chiede e pretende naturalmente da cosiddetto capo dei capi dell'organizzazione mafiosa di assumere personalmente nelle sue mani questo rapporto per il tramite dell'asse Ganci, Mandamento La Noce, Famiglia di Malaspina, Cina Gaetano, con grande interesse sulla potenzialità di questo rapporto, interesse di Riina di impossessarsi di questo rapporto, che nasce anche dalla intenzione di attivare tramite il canale Dell'Utri Berlusconi un possibile collegamento con il Partito Socialista Italiano, il PSI dell'epoca, e segnatamente con l'onorevole Bettino Craxi, al fine di costituire un referente politico alternativo rispetto a quello originario della DC, quello che, come ricorderà il Tribunale, è emerso dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori e acquisito agli atti del Dipartimento. E in questo contesto di insoddisfazione, da parte dei capi di Cosa Nostra, e in questo contesto di progetti di ristrutturazione dei rapporti di Cosa Nostra con la politica, che matura la strategia degli attentati in danno degli stabilimenti standard degli anni 90, per porre fine ai quali Marcello Dell'Utri viene in Sicilia ad incontrarsi personalmente con capomafia catanese Nitto Santapaola e con altri esponenti della famiglia mafiosa di Catania. Dell'Utri offre nuove garanzie, questo ci hanno detto i collaboratori, questo ritiene il pubblico ministero sia stato adeguatamente riscontrato e provato. Offre nuove garanzie non solo finanziarie ma anche politiche all'associazione mafiosa, che infatti da parte sua, dopo gli incontri chiarificatori con il senatore Dell'Utri, più di uno, rinuncia alla prosecuzione nella strategia degli attentati standard. Intanto i rapporti e la frequentazione fra Dell'Utri e Vittorio Mangano permangono comunque anche negli anni successivi e giungono sino alla metà degli anni 90, quando il nuovo impegno del senatore Dell'Utri in politica, quale uno dei principali artefici del nuovo movimento politico Forza Italia, lo rende tramite altrettanto prezioso agli occhi dell'organizzazione mafiosa per la possibile realizzazione degli interessi di Cosa Nostra a tutto campo. E tutto ciò, Presidente, signori giudici del Tribunale, tutto ciò detto in modo estremamente sintetico, estremamente rapido, estremamente sommario rispetto alla analiticità del presidio della requisitoria, tutto ciò desunto da una piattaforma probatoria estremamente eterogenea, non soltanto le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma anche testimonianze di indiscutibile attendibilità, direi di indiscutibile autorevolezza,
risultanze obiettive, talvolta documentali, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le risultanze dell'analisi ragionata del traffico telefonico delle utenze in uso all'imputato. Presidente, chiedo troppo se, visto che affronto ora un altro tema, la facciamo ora, la sospensione, avevo previsto di farla intorno alle 11:15, 11:30, ma forse viene meglio per questione di argomenti farla... Va bene? Sì, non di più, allora, anche me. Per un quarto d'ora. Mentre il partecipe, dicevo, entra a far parte, rivestendo un preciso status al suo interno e assume su di sé compiti e ruoli tendenzialmente stabili, con conseguente accettazione delle regole di obbedienza, ovvero dei poteri di dare ordine agli altri adepti, ricevere dai capi e dare ordine agli altri adepti, il concorrente eventuale rimane estraneo a questa struttura, pur assumendo attivamente e consapevolmente un comportamento causalmente idoneo a fornire un contributo alla vita dell'ente associativo. Presidente, non ho finito, però se mi concede altri 5 minuti, ma per un paio di bicchieri d'acqua e per fare una più rapida sintesi di quello che resta. Sì. Dicevo, la sentenza De Mitri, già la sentenza De Mitri, quindi in realtà nonostante le apparenze, non escludeva affatto che potesse integrare il reato di concorso esterno anche una condotta di rafforzamento dall'esterno dell'associazione con carattere di tendenziale permanenza. Punto è che quella sentenza era tesa a tipicizzare un'area di applicabilità del concorso esterno che non fosse in alcun modo sovrapponibile con quella della partecipazione, ma nessun passaggio di quella sentenza autorizzava a ritenere estranea al concorso esterno l'ipotesi in cui il contributo avente le caratteristiche richieste fosse non, ossia non episodico ed isolato, ma ripetuto, perché altrimenti poi arriveremmo all'assurdo che in un'ipotesi del genere dovrebbe configurarsi l'ipotesi assai bislacca di una sorta di concorso esterno continuato nel caso di ripetute condotte di questo tipo. Comunque, direi che questi principi sono stati sicuramente, come dicevo, meglio ribaditi nella sentenza Carnevale. La sentenza Carnevale costituisce per certi versi una messa a punto del dibattito, diciamo, per questi versi, naturalmente non entro in merito alla specifica vicenda processuale oggetto di quella sentenza, sulla valutazione probatoria e poi sulla valutazione decisiva che determinò quell'esito di quella sentenza rispetto all'utilizzabilità o meno alla dichiarazione di un magistrato che aveva fatto parte di una camera di consiglio che aveva costituito oggetto del processo. Quella è un'altra questione che esula del tutto dal nostro processo. La questione per la quale mi rilevo è la parte appunto dedicata alla ricostruzione. L'occasione della pronuncia della sezione unita è proprio concerne proprio quest'altro punto, cioè vennero chiamate ad intervenire la sezione unita proprio perché si era determinato una nuova oscillazione degli indirizzi interpretativi in materia di concorso esterno e di caratteristiche della condotta tipica punita a titolo di concorso esterno. Quindi la sentenza Carnevale è una sentenza che costituisce per certi versi, dicevo, una sorta di messa a punto dei principi in passato. Per la verità talvolta viene presentata come contenente delle importanti novità, io non ritengo, così come i principali e più autorevoli commentatori di questa sentenza
non ritengono che sia, che contenga delle effettive novità rispetto alla giurisprudenza passata, proprio perché anche la sentenza dei Mitil non conteneva delle reali novità. La sentenza dei Mitil era una novità nel senso che ribadiva una volta per tutte che il concorso esterno era configurabile. Rispetto a questo, la sentenza Carnevale segue la sentenza dei Mitil. La sentenza dei Mitil, ripeto, siccome era praticamente impegnata sul terreno di ritagliare uno spazio autonomo rispetto alla rispetto alla partecipazione, si concentrò su quella, sugli aspetti autonomi e non ricadenti nell'ambito di applicabilità della partecipazione, specifici e tipici del concorso esterno. Questo ha determinato dei fraintendimenti dopo, in qualche applicazione, ritenendosi che questo significava che la sentenza dei Mitri escludeva che potesse configurarsi come concorso esterno un'attività ripetitiva e fosse invece applicabile il concorso esterno soltanto ai comportamenti episodici. Così non era già nella sentenza dei Mitil, per togliere ogni dubbio la sentenza Carnevale lo dice in modo chiaro. Altre novità significative la sentenza non le contiene, a parere del pubblico ministero. Non le contiene dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per i motivi che avevo già anticipato. Si parla esplicitamente di dolo diretto, ma rimane fermo che si tratta del concorso esterno insufficiente di dolo generico. Non lo contiene neppure, nonostante, aggiungo un inciso, nonostante le apparenze, dal punto di vista dell'elemento soggettivo. Cosa dice in particolare la sentenza Carnevale nella sua massima, che riproduce in modo, direi, perfetto il contenuto della stessa? In temi di reati associativi della specie associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso cosiddetto esterno nel reato in capo alla persona che, priva dell'affectio societatis e non inserita alla struttura organizzativa del sodalizio, due elementi negativi che erano già, direi, scontati nella precedente giurisprudenza, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. E l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione anche parziale del programma criminoso. Quindi, brevemente, rivedendo i vari passaggi, quindi elementi negativi, privo della partecipazione, dal punto di vista soggettivo, il concorrente esterno non ha la cosiddetta affectio societatis, se non si sente partecipe dell'associazione, facente parte dell'associazione. Dal punto di vista oggettivo c'è il non inserimento, altro elemento negativo, il non inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio, che costituisce invece elemento qualificante dal punto di vista oggettivo della partecipazione. Dopodiché si chiede il fatto che egli fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario. Questo è sostanzialmente nel solco di tutta la giurisprudenza in materia di concorso esterno e reato associativo, perché il secondo naturalmente è tratto di reato a forma libera, secondo la normale fattispecie concorsuale, con un naturalmente con il cosiddetto modello causale, quindi si pretende che ci sia un contributo e che questo contributo sia concreto e specifico dal punto di vista oggettivo, consapevole e volontario dal punto di vista soggettivo. Nulla di nuovo sotto il sole. A carattere, questo è il punto che serve a chiarire la sentenza dei Mitri, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, e quindi può essere concorso esterno sia con la singola condotta sia con più condotte, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione. Anche questo è, direi, fa parte dell'orientamento tradizionale, oramai pacifico, e la gente se ne rappresenti nella forma del dolo diretto l'utilità per la realizzazione anche parziale del programma criminoso. Quindi, attenzione su questo punto, che è quello cui facevo prima riferimento. Se ne rappresenti nella forma del dolo diretto l'utilità per la realizzazione anche parziale del programma criminoso, non chiede qui, quindi, il dolo, non viene richiesto quindi il dolo specifico, non viene richiesto per il concorrente una condivisione delle finalità dell'associazione, una intenzione specifica che va al di là della sua condotta, finalizzata a realizzare le finalità
dell'associazione stessa e quindi una condivisione dell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa, dell'associazione medesima. Chiede invece che il dolo sia diretto, quindi non si ritiene sufficiente il dolo indiretto o dolo eventuale, cioè si pretende da parte del giudice della Cassazione che il concorrente sappia, non accetti il rischio, sappia che dalla sua condotta derivi un rafforzamento dell'associazione mafiosa, essendo consapevole che quella è un'associazione mafiosa e quali sono le finalità che l'associazione con lui persegue. Questo è niente di più e niente di meno quello che precisa dal punto di vista dell'elemento soggettivo la Cassazione. Quindi non c'è in realtà a parere del pubblico ministero un passo in avanti sotto questo profilo, è comunque una messa a punto e un chiarimento che non è sufficiente il dolo eventuale, ma era già così prima, era già così nella sentenza De Miti, era già così nella sentenza De Miti dove si precisava che si trattava di dolo generico per cui era necessario volontà e consapevolezza rispetto alla condotta da me concorrente posta in essere, rappresentazione, consapevolezza rispetto all'associazione, al rafforzamento che deriva all'associazione dalla mia condotta e consapevolezza rispetto alle finalità perseguite dall'associazione non da me concorrente. Questo è peraltro quanto quanto in una illustre dottrina, illustre autore ha anche messo in rilievo quando diceva che teoricamente perfino un nemico dell'organizzazione mafiosa, qualora in una determinata congiuntura ritenga di porre in essere una condotta di cui è consapevole che determina il rafforzamento dell'associazione mafiosa e lo faccia nel tenerne conto e non in una situazione naturalmente di stato di necessità o legittima difesa, porre in essere una condotta che ha questo effetto causale, perfino il nemico che non condivide in alcun modo le finalità dell'associazione stessa potrebbe rispondere di concorso esterno. Ciò detto, altra questione però che va affrontata, che non posso naturalmente eludere, e far riferimento non all'aspetto soggettivo, all'aspetto oggettivo del reato, rispetto a quella che viene evidenziata e rappresentata come una novità della sentenza della Cassazione, è quella che attiene ad un altro punto, e cioè alla parte in cui si sottolinea una e si pretende una specifica prova rispetto all'effettivo contributo, all'effettivo rafforzamento determinato secondo una valutazione del giudizio di idoneità ex post, cioè un giudizio di idoneità che tenga conto dell'effettivo risultato realizzato dall'associazione mafiosa a prescindere della idoneità causale della condotta. Cioè a dire, la questione è: il nesso di causalità va valutato ex ante o ex post, cioè tenendo conto dell'idoneità della mia condotta a rafforzare l'associazione mafiosa o soltanto verificando se poi sono accaduti degli eventi accidentali o meno, dipendenti da me o meno, concorrente esterno, che hanno influito sull'ulteriore decorso causale e hanno poi determinato o non determinato la realizzazione del risultato per cui io posso essere una condotta? Questo è il punto interrogativo. Nel caso Carnevale la questione specifica si era posta rispetto all'aggiustamento del processo, e cioè occorre la prova specifica e dettagliata che poi il processo si sia effettivamente aggiustato o comunque l'attivarsi da parte del concorrente esterno per aggiustare il processo è rilevante come concorso esterno se per ipotesi il processo non sia stato aggiustato per cause indipendenti dalla volontà di colui il quale ha posto in essere una determinata condotta? Questa è la domanda. Come risponde la Cassazione? La soluzione rigorosa del concorso eventuale di reato associativo si impone anche nel caso
in cui la condotta del magistrato sia una condotta episodica e isolata, posto che il conseguito, quindi condotta episodica e isolata, posto che il conseguito aggiustamento anche di un solo processo penale a favore di un'associazione mafiosa costituisce pur sempre un contributo di estrema rilevanza per la condanna dell'imputato Cinà Gaetano, sarebbe sufficiente la prova del suo inserimento all'interno dell'organizzazione mafiosa, pacificamente acquisita tramite la prova del suo avvenuto inserimento nella famiglia mafiosa di Malaspina, pacificamente per il pubblico ministero, naturalmente. Ma vi è di più, perché è stato acquisito anche quel quid pluris probatorio richiesto dal cosiddetto modello causale, visto che, per non parlare d'altro, la sola prova della condotta di Cinà di riscossione e poi versamento nelle casse di Cosa Nostra della somma periodicamente versata dalla Fininvest, di cui hanno riferito numerosi collaboratori di giustizia, sarebbe già da solo sufficiente per ritenere riscontrato quel contributo al mantenimento in vita e al rafforzamento dell'associazione nel quale, secondo tale indirizzo interpretativo, deve ravvisarsi la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa. Perché, ma ne parleremo più diffusamente oltre e poi in sede di conclusioni finali, perché dobbiamo tener conto, per quanto già abbiamo evidenziato dalla ricostruzione giurisprudenziale in materia, che occorre fare per consentire un'effettiva e concreta verifica del nesso di causalità quella riduzione di scala dell'evento al rafforzamento, e quindi non dobbiamo tenere conto della macro organizzazione Cosa Nostra, dobbiamo tenere conto anche della micro organizzazione, delle articolazioni territoriali rispetto al quale Gaetano Cinà ha prestato la sua condotta e rispetto al quale ha prestato il suo contributo, anche questo di riscossione e versamento delle somme provenienti da uno dei gruppi imprenditoriali più potenti ed importanti d'Italia, e tenuto conto anche della riduzione di scala non solo dal punto di vista dell'articolazione dell'organizzazione mafiosa, ma della riduzione di scala rispetto al settore di interesse dell'organizzazione mafiosa, in questo caso settore di interesse da una parte rapporti e relazioni con realtà imprenditoriali milanesi, dall'altro specifiche interessi di tipo economico, se non altro per l'implementazione delle casse di Cosa Nostra. Tutti questi, ciascuno di questi, ciascun segmento di questo, ciascun punto di vista e presa in considerazione di questo, di ciascuno questo aspetto, è già la prova del contributo causale al rafforzamento, così come la Cassazione lo ha delineato. E sarebbe già solo questo sufficiente per condannare Cinà. Scusate, che già è complicato a seguire il film. Condannare Cinà per questo reato, per questa condotta che costituisce, altro non costituisce, naturalmente, che riflesso e forma di manifestazione del suo stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa, che qui è così, il brusio, diciamo, lo utilizzo per rispondere in online all'obiezione che da parte della difesa si cominciava a fare, diciamo, istantaneamente. Perché naturalmente qui non è la questione del singolo reato, se vi sono gli estremi del reato di estorsione presunto in danno del soggetto vittima dell'estorsione. Qui la singola condotta e il singolo comportamento è di per sé, dicevo, indicativo, e sotto questo profilo l'ho preso in considerazione, indicativo del nesso, del rafforzamento dell'associazione mafiosa. Lo sto riguardando, non dicendo che la condotta di partecipazione del Cinà si risolve, si riduce, non banalizziamo quello che sto dicendo, si riduce nella riscossione e versamento nelle casse di Cosa Nostra del denaro. Dico che questa condotta rappresenta in modo tangibile ed empirico e soddisfa quanto la giurisprudenza della Cassazione richiede, perché si valuti se effettivamente il rafforzamento c'è stato. Assieme a questo cammina gli elementi che comprovano che questa condotta, questo specifico comportamento, altro non è
che è riflesso la specifica, una delle specifiche forme di manifestazione della condotta di partecipazione, dello stabile inserimento del soggetto nel vicinato, in questo caso nell'associazione mafiosa in questione. Analoghe quindi detto ciò deriva che quindi abbiamo sia la prova del stabile inserimento del CINA, sia la prova dell'effettivo contributo al rafforzamento dell'associazione, che prescinde dal rafforzamento che comunque, secondo la giurisprudenza costante, deriva dal semplice stabile inserimento nell'associazione stessa. Abbiamo quindi un contributo al rafforzamento dell'associazione che deriva dall'insè dello stabile inserimento. Qui si aggiunge la prova delle singole condotte poste in essere come riflesso della condotta associativa. Per la Cassazione, ripeto, è sufficiente, secondo l'orientamento oramai prevalente, lo stabile inserimento, e di questo abbiamo la prova in modo diretto, ma abbiamo altresì la prova in modo indiretto dello stabile inserimento tramite le sue singole condotte, e in più abbiamo un duplice aspetto di prova raggiunta del rafforzamento, sia come riflesso del suo stabile inserimento, sia come riflesso delle singole condotte che CINA, in attuazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, mettono in essere. Perché cos'è l'estorsione, se si è estorsione, ma in questo processo non si procede per estorsione, cos'è se non la realizzazione del programma criminoso di una tipica modalità di attuazione del programma dell'associazione mafiosa? E cos'è quindi questa condotta di CINA? Non è la condotta associativa, è una condotta di attuazione del programma criminoso, e che quindi, in quanto attuazione del programma criminoso, costituisce un ulteriore contributo al rafforzamento dell'associazione, che si distingue nitidamente dalla condotta meramente associativa, che si risolve invece nello stabile inserimento dell'associazione stessa, nella sua consapevolezza di essere socius, accettato come socio dalla stessa, dal sodalizio mafioso medesimo. E devo dire che il materiale probatorio acquisito in questo processo consentirebbe di fare analoghe considerazioni anche per la posizione dell'altro imputato, anche per la posizione del senatore Dell'Utri. E infatti, siccome per le considerazioni già svolte nel dibattito sviluppatosi in questi anni sulla ricostruzione della condotta punibile a titolo di concorso esterno è prevalso, al contrario che per la partecipazione interna, il cosiddetto modello causale, va innanzitutto valutato se nelle condotte ritenute provate a carico del senatore Dell'Utri sia ravvisabile quel contributo idoneo a determinare un rafforzamento dell'associazione mafiosa. Ebbene, se sono provate le condotte, così il PM ritiene, così il PM meglio, il pubblico ministero meglio spiegherà nel prosieguo della requisitoria, se sono provate quindi le condotte contestate al senatore Dell'Utri, così come anticipate in premessa, non può esservi dubbio alcuno sul contributo consapevolmente apportato dal senatore Dell'Utri al rafforzamento dell'associazione mafiosa. Per tacere di tutte le singole, molteplici circostanze sulle quali il pubblico ministero si diffonderà in seguito, non è forse già un contributo idoneo a rafforzare l'associazione mafiosa quello di essere stato determinante nell'assunzione di Vittorio Mangano alle dipendenze dell'allora imprenditore Silvio Berlusconi? Certamente sì, specie se teniamo conto della caratura mafiosa di Vittorio Mangano, della vicinanza di Mangano ai capi mafia dell'epoca, delle finalità di posti di rango come Stefano Bontade e Mimmo Teresi, di utilizzare ogni possibile entratura, come Mangano poteva essere, nel mondo finanziario ed imprenditoriale milanese. E non fu altrettanto decisivo il ruolo del senatore Dell'Utri e le condotte da lui espletate per favorire un incontro diretto, che il pubblico ministero anche ritiene provato,
tra lo Stefano Bontate, lo stesso Teresi e un imprenditore di grande spicco all'epoca, come era allora il presidente Silvio Berlusconi? Non è già anche questa attività di organizzazione di quell'incontro un contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa? A noi non interessa in questo processo se da questo incontro ne trasse utilità il senatore Dell'Utri, se ne trasse utilità il presidente Berlusconi. A noi interessa se ne trasse utilità l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e da quell'incontro, per quel che all'interno di Cosa Nostra si disse prima e dopo quell'incontro, prima e dopo quell'attività posta in essere al senatore Dell'Utri, e come si determinò un rafforzamento dell'organizzazione mafiosa. E perfino la sola occasione di questo incontro, testimoniata da un testimone oculare di quell'episodio come Francesco Di Carlo, non determinò appunto quel concreto potenziamento dell'organizzazione mafiosa, delle sue capacità operative. Non nacque anche da lì, a cominciare da quell'incontro cruciale, quel prezioso rapporto fra Cosa Nostra e quella realtà imprenditoriale che produsse fra l'altro quel periodico versamento di denaro materialmente incassato da Cina Gaetano, di cui abbiamo fatto cenno prima. E non è anche questo già, anche esso l'abbiamo detto per Cina, e vale naturalmente anche per il senatore Dell'Utri, un condotta posta in essere che ne determinò il contributo causale al rafforzamento di specifici, comunque quantomeno segmenti territoriali dell'associazione mafiosa, di specifici comunque settori di interesse dell'associazione mafiosa. E per Cosa Nostra quel rapporto sorto e mantenuto in vita proprio grazie a Gaetano Cinà e al senatore Dell'Utri era così importante e prezioso che Totò Riina, appena impossessatosi delle leve del comando dell'organizzazione mafiosa, dopo la guerra di mafia, dopo aver esterminato Bontate e i suoi, ordinò subito ai suoi, appena appresa questa notizia, ai suoi fedelissimi, di organizzare le cose in modo tale da mettere nelle sue mani di Totò Riina, il capo dei capi dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, direttamente quel rapporto col senatore Dell'Utri così prezioso. Occorrerebbe altro per affermare la sussistenza nella condotta del senatore Dell'Utri dei requisiti richiesti dal modello causale del concorso esterno dell'associazione mafiosa, e avere poi svolto ancora in modo continuativo e ripetuto quell'attività di ausilio, sostegno, rappresentanza degli interessi di Cosa Nostra presso il gruppo imprenditoriale facente capo al presidente Berlusconi, di cui si è parlato in premessa, non ha costituito anch'esso, articolandosi in più condotte e comportamenti che poi esamineremo nel dettaglio nel prosieguo della requisitoria, non ha costituito anch'esso un più che cospicuo contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa secondo la ricostruzione della fattispecie emersa da ultimo dalla sentenza delle sezioni unite sul processo Carnevale del 2002, in cui facevo prima riferimento? E ancora, abbiamo detto in premessa che il senatore Dell'Utri ha ricoperto per anni il ruolo di una sorta di agente assicurativo dell'organizzazione mafiosa, inviato a stipulare un contratto col cliente assicurato e a garantirne la puntuale osservanza. Non è tale condotta, se provata, come ritiene il pubblico ministero, più che sufficiente per ritenere rafforzata l'associazione mafiosa? E ancora, l'avere fatto da intermediario, in coordinamento con Gaetano Cinà, fra Cosa Nostra e il gruppo Berlusconi, per regolare i reciproci rapporti rispetto all'attività televisiva intrapresa dal gruppo Berlusconi in Sicilia, espletata dal senatore Dell'Utri, perfino consegnando personalmente a Cinà le somme di denaro periodicamente versate dalla Fininvest ai vertici di Cosa Nostra al fine di ottenerne la protezione degli interessi televisivi del gruppo in Sicilia, non è anch'essa una condotta concreta, specifica,
causalmente idonea a determinare un rafforzamento dell'associazione mafiosa, anzi, non solo causalmente idonea ex ante, come la Cassazione richiede quando si tratta di comportamenti reiterati, e qui abbiamo i comportamenti reiterati, ma causalmente idonea ex post, perché poi naturalmente una questione di prova, il pubblico ministero viene provata che poi quei soldi delle casse di Cosa Nostra andarono, e andarono grazie al ruolo e all'attività e alla condotta insostituibile del senatore Del Duce. E ancora potremmo citarne tanti episodi, ma perfino gli stessi incontri, gli incontri con taluni capi mafia, l'incontro con Antonino Calderone, non che individua nel senatore Marcello Dell'Utri quel punto di riferimento a Milano di tutta l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, non solo i palermitani, non solo Bontade, Teresi e compari, poi anche Rina e compari e poi anche la famiglia Catanese. Ma cosa dovremmo dire? Anche, ma solo la famiglia Catanese o anche la famiglia Trapanese? La vicenda Garraffa, ci dimentichiamo la vicenda Garraffa, dimentichiamo l'utilizzazione che del capo famiglia della famiglia di Trapani, Vincenzo Virga, il senatore Dell'Utri fa, mandandolo a minacciare un imprenditore, non parliamo qua né di pentiti, parliamo di un imprenditore, il Garraffa, ha testimoniato, ha reso le sue dichiarazioni, il pubblico ministero ritiene che le sue dichiarazioni siano state adeguatamente riscontrate, quella condotta, la condotta di utilizzare il Virga Vincenzo, è il Virga Vincenzo che si presta a andare a sostanzialmente minacciare con il tipico avvertimento mafioso il Garraffa, non è sintomo di questi rapporti risalenti dal tempo, non determina in Virga Vincenzo un ulteriore, quindi rispetto alla famiglia mafiosa di Trapani, un'ulteriore sensazione di rafforzamento della propria capacità operativa? Ma leggiamo cosa dice la sentenza Cannavale sul punto, perché poi si potrebbe dire, beh, le sensazioni cosa contano, non sono le sensazioni che contano, non so, ma certo che la Cassazione su questo punto credo sia un punto importante. Intanto bevo un bicchiere d'acqua. Dice, lo leggo: la reiterata e costante attività di ingerenza, in quel caso era riferito a Canela Ugo, reiterata e costante attività del concorrente esterno, e in quella reiterata e costante attività del concorrente esterno che verrà avvisata l'idoneità del contributo portato dall'estraneus, non potendosi dubitare che la condotta posta in essere da quest'ultimo determina, per il fatto che è reiterata, determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato, e un tale effetto costituisce di per sé solo, dicono il giudice della sezione unita della Cassazione nella sentenza che manda assolto il presidente Cannavale, e un tale effetto costituisce di per sé solo un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa. Quindi il reiterarsi delle condotte determina un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa, perché? Perché tale effetto, tale indiscutibile rafforzamento è di per sé solo costituito da questo, consapevolezza da parte dei mafiosi di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato. Che il senatore Dell'Utri sia un soggetto qualificato, non sto a spendere più di qualche, non sto a spendere nessuna parola. Soggetto qualificato prima come uomo inserito nel gruppo imprenditoriale, in uno dei più grossi, importanti gruppi imprenditoriali italiani, soggetto qualificato poi come parlamentare, deputato prima e senatore poi della Repubblica, oltre che parlamentare europeo. E allora ci possono essere dubbi sul fatto che queste condotte costituiscano contributo? Il pubblico ministero ritiene di no. Il pubblico ministero ritiene di poter sgombrare, che possano essere sgombrate del tutto il campo da perplessità sulla riconducibilità astratta di queste condotte contestate, di questi fatti contestati rispetto alla fattispecie di
concorso esterno, secondo il modello causale come descritto dalla giurisprudenza fino ad oggi. Poi, e lo affronteremo più avanti, altra questione, la questione della prova. Se si è raggiunta la prova in questo processo che queste condotte effettivamente si siano svolte come il pubblico ministero ha sostenuto, e questo c'è una intera requisitoria nel quale il pubblico ministero lo dimostrerà. Queste, infatti ho detto, si tratta di conclusioni preliminari nel quale c'è un tasso di presunzione, perché dopo era assodato quello che ancora il pubblico ministero dovrà dire, ma credo che potesse essere utile dal punto di vista metodologico avere anche inquadrato, per poter meglio comprendere l'iter che ha seguito poi il pubblico ministero rispetto ai singoli fatti, che percorso ha seguito rispetto alla conclusione finale, alla richiesta finale di affermazione di responsabilità penale di entrambi gli imputati. Ma dicevo, e mi avvio forse alla conclusione, al di là quindi abbiamo una serie di reiterate condotte, eccetera, di per sé sarebbero sufficienti, detto per inciso. Sono già reiterate le condotte relativamente al solo versamento di quelle somme di denaro, e quindi già di per sé c'è quella reiterazione richiesta dalla Cassazione, la sezione unita della Cassazione. In più abbiamo la reiterazione con condotte di altro tipo, sempre di agevolazione. In più qua abbiamo l'effettivo risultato della condotta di rafforzamento, perché i soldi entrano dentro le casse di Cosa Nostra. Bene, ma è bene chiarire fin da subito, perché naturalmente insomma, il pubblico ministero, prima ancora di percepire il brusio dai banchi della difesa, si poneva il problema che potesse essere la controargomentazione della difesa circa il fatto che in realtà quella sarebbe una mera estorsione, che quindi il senatore Dell'Utri potrebbe essere ritenuto più che altro più una vittima di un'estorsione, più che in qualche modo corresponsabile, ne debba rispondere a titolo di concorso esterno. Ma mi rendo conto, immagino. Ma è bene chiarire fin da subito che ritiene il pubblico ministero sia adeguatamente provato che in nessun modo il senatore Dell'Utri potrebbe essere in questo processo ritenuto vittima di alcunché o di alcuna estorsione, ammesso e non concesso, ne parleremo oltre, che tale somma debba ritenersi periodicamente versata a titolo di pagamento di una vera e propria estorsione. Perché, attenzione, la posizione del senatore Dell'Utri non va in alcun modo confusa, l'ho detto prima per altri motivi, lo dico ora sotto un altro profilo, non va in alcun modo confusa con quella del presidente Silvio Berlusconi. Il presidente Berlusconi, durante la sua carriera imprenditoriale, è stato oggetto delle più svariate pressioni, minacce, atteggiamenti intimidatori da parte di vari emissari di Cosa Nostra. Dalle minacce di sequestro degli anni 70 fino al sequestro di un suo ospite a cena, il principe d'Angerio, l'attentato di Via Rovani del 75, l'altro attentato di Via Rovani dell'86, oggetto di perfino di un commento telefonico intercettato fra il presidente Berlusconi e Dell'Utri, al quale il presidente Berlusconi chiama subito per cercare di avere una chiave di lettura dall'esperto della materia, e la strategia degli attentati standa degli anni 90, per non parlare poi di un attentato clou nei confronti di un uomo Fininvest di spicco nel 93, l'attentato nei confronti di Maurizio Costanzo, anch'egli molto vicino al presidente Berlusconi, eppure contrario, a differenza del senatore Dell'Utri, a quella discesa in campo in politica del presidente Berlusconi, alla quale poi Cosa Nostra si dimostrò favorevolmente interessata. Ora, quale sia stato l'esito di queste pressioni e intimidazioni rileva poco in questo processo. Ciò che rileva è che mai è emerso che alcuna di queste minacce, pressioni e intimidazioni
fossero mai state indirizzate nei confronti del senatore Dell'Utri. Esse erano indirizzate soltanto ed esclusivamente, direttamente o per interposta persona, nei confronti dell'allora imprenditore Silvio Berlusconi. Rileva, invece, che l'uomo incaricato di trattare con Cosa Nostra per capire il motivo delle pressioni, delle intimidazioni, degli attentati, per comporre con Cosa Nostra è stato sempre lui, il nostro imputato, il senatore Marcello Dell'Utri. È stato Dell'Utri ad organizzare l'incontro di Berlusconi con Stefano Bontade e Mimmo Teresi per rassicurare l'imprenditore Berlusconi, allora preoccupato di un rischio sequestro per sé o per uno dei suoi familiari. È stato il Dell'Utri a far assumere Vittorio Mangano proprio per siglare una sorta di accordo di convivenza con Cosa Nostra. È stato il Dell'Utri ad occuparsi di comprendere cosa ci fosse dietro l'attentato di via Rovani dell'86. E il primo a cui Dell'Utri fu contattato, informato dal presidente Berlusconi dell'avvenuto attentato, il primo che Dell'Utri cerca, al quale cerca informazioni, chi è se non Gaetano Cinà, come risulta da quella preziosa ricostruzione cronologica della vicenda e del ruolo svolto da Cinà e da Dell'Utri, che deriva dal contenuto delle telefonate Dell'Utri stesso che all'epoca vennero intercettate. Ed è ancora sempre Dell'Utri che nel 1990, dopo gli attentati Standa, si incontra con alcuni capi mafia catanesi e in particolare si incontra personalmente con Nitto Santapaola, capo famiglia di Catania e uno dei massimi vertici dell'intera organizzazione mafiosa, per risolvere un problema, il problema degli attentati Standa, che dopo quell'incontro in effetti si risolve, perché gli attentati finiscono e, secondo i collaboratori di giustizia che noi riteniamo provati e riscontrati, quel problema, il problema degli attentati si risolve, gli attentati cessano proprio in virtù degli accordi presi dal Dell'Utri con il Santapaola, evidentemente ritenuti vantaggiosi dall'organizzazione mafiosa. Ed è ancora il senatore Dell'Utri, secondo le dichiarazioni in particolare del più recente collaboratore Antonino Giuffrè, che è protagonista della cosiddetta, chiamiamola, trattativa politica del 93-94 fra Cosa Nostra ed il senatore Dell'Utri, quello che nel frattempo, colui il quale nel frattempo era divenuto uno degli artefici del nuovo movimento politico denominato Forza Italia. Di partecipazione interna, sicché per la condanna dell'imputato Cinà Gaetano sarebbe sufficiente la prova del suo inserimento all'interno dell'organizzazione mafiosa, pacificamente acquisita tramite la prova del suo avvenuto inserimento nella famiglia mafiosa di Malaspina, pacificamente per il pubblico ministero, naturalmente. Ma vi è di più, perché è stato acquisito anche quel quid pluris probatorio richiesto dal cosiddetto modello causale, visto che, per non parlare d'altro, la sola prova della condotta di Cinà di riscossione e poi versamento nelle casse di Cosa Nostra della somma periodicamente versata dalla Fininvest, di cui hanno riferito numerosi collaboratori di giustizia, sarebbe già da solo sufficiente per ritenere riscontrato quel contributo al mantenimento in vita, al rafforzamento dell'associazione nel quale, secondo tale indirizzo interpretativo, deve ravvisarsi la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa. Perché, ma ne parleremo più diffusamente oltre e poi in sede di conclusioni finali, perché dobbiamo tener conto, per quanto già abbiamo evidenziato dalla ricostruzione giurisprudenziale in materia, che
occorre fare per consentire un'effettiva e concreta verifica del nesso di causalità, quella riduzione di scala dell'evento al rafforzamento, e quindi non dobbiamo tenere conto della macro organizzazione Cosa Nostra, dobbiamo tenere conto anche della micro organizzazione, delle articolazioni territoriali rispetto al quale Gaetano Cinà ha prestato la sua condotta e rispetto al quale ha prestato il suo contributo, anche questo di riscossione e versamento delle somme provenienti da uno dei gruppi imprenditoriali più potenti ed importanti d'Italia, e tenuto conto anche della riduzione di scala non solo dal punto di vista dell'articolazione dell'organizzazione mafiosa, ma della riduzione di scala rispetto al settore di interesse dell'organizzazione mafiosa, in questo caso il settore di interesse da una parte, rapporti e relazioni con realtà imprenditoriali milanesi, dall'altro specifiche interessi di tipo economico, se non altro per l'implementazione delle casse di Cosa Nostra. Tutti questi, ciascuno di questi, ciascun segmento di questo, ciascun punto di vista e presa in considerazione di questo, di ciascuno di questo aspetto, è già la prova del contributo causale al rafforzamento, così come la Cassazione lo ha delineato. E sarebbe già solo questo sufficiente per condannare Cinà. Scusate, che già è compiuto a seguire il film. Condannare Cinà per questo reato, che per questa condotta, che costituisce, altro non costituisce, naturalmente, che riflesso e forma di manifestazione del suo stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa, che qui è così, il brusio, diciamo, lo utilizzo per rispondere in online all'obiezione che da parte della difesa si cominciava a fare, diciamo, istantaneamente. E perché, naturalmente, qui non è la questione del singolo reato, se vi sono gli estremi del reato di estorsione presunto in danno del soggetto vittima dell'estorsione. Qui la singola condotta e il singolo comportamento è di per sé, dicevo, indicativo, e sotto questo profilo l'ho preso in considerazione, indicativo del nesso, del rafforzamento dell'associazione mafiosa. Lo sto riguardando, non dicendo che la condotta di partecipazione del Cinà si risolve e si riduce, non banalizziamo quello che sto dicendo, si riduce nella riscossione e prestamento nella cassa di Cosa Nostra del denaro. Dico che questa condotta rappresenta in modo tangibile ed empirico e soddisfa quanto la giurisprudenza della Cassazione richiede, perché si valuti se effettivamente il rafforzamento c'è stato. Assieme a questo cammina gli elementi che comprovano che questo condotta, questo specifico comportamento, altro non è che il riflesso, una delle specifiche forme di manifestazione della condotta di partecipazione, dello stabile inserimento del soggetto vicino, in questo caso, nell'associazione mafiosa in questione. Quindi, detto ciò, deriva che quindi abbiamo sia la prova dello stabile inserimento del Cinà, sia la prova dell'effettivo contributo al rafforzamento dell'associazione, che prescinde dal rafforzamento che comunque, secondo la giurisprudenza costante, deriva dal semplice stabile inserimento dell'associazione stessa. Abbiamo quindi un contributo al rafforzamento dell'associazione che deriva dall'insè dello stabile inserimento. Qui si aggiunge la prova delle singole condotte poste in essere come riflesso della condotta associativa. Per la Cassazione, ripeto, è sufficiente, secondo l'orientamento oramai prevalente, lo stabile inserimento, e di questo abbiamo la prova in modo diretto. Ma abbiamo altresì la prova in modo indiretto dello stabile inserimento tramite le sue singole condotte, e in più abbiamo un duplice aspetto di prova raggiunta del rafforzamento, sia come riflesso del suo stabile inserimento, sia come riflesso delle singole condotte che Cinà, in attuazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, pone in essere. Perché cos'è
l'estorsione, se sia estorsione, ma in questo processo non si procede per estorsione. Cos'è se non la realizzazione del programma criminoso di un tipico, di una tipica modalità, di una tipica modalità di attuazione del programma dell'associazione mafiosa? E cos'è quindi questa condotta di Cinan? Non è la condotta associativa, è una condotta di attuazione del programma criminoso, e che quindi, in quanto attuazione del programma criminoso, costituisce un ulteriore contributo al rafforzamento dell'associazione, che si distingue nitidamente dalla condotta meramente associativa, che si risolve invece nello stabile inserimento nell'associazione stessa, nella sua consapevolezza di essere socius, accettato come socio della stessa, dal sodalizio mafioso medesimo. E devo dire che il materiale probatorio acquisito in questo processo consentirebbe di fare analoghe considerazioni anche per la posizione dell'altro imputato, anche per la posizione del senatore Dell'Utri. E infatti, siccome per le considerazioni già svolte nel dibattito sviluppatosi in questi anni sulla ricostruzione della condotta punibile a titolo di concorso esterno è prevalso, al contrario che per la partecipazione interna, il cosiddetto modello causale, va innanzitutto valutato se nelle condotte ritenute provate a carico del senatore Dell'Utri sia ravvisabile quel contributo idoneo a determinare un rafforzamento dell'associazione mafiosa. Ebbene, se sono provate le condotte, così il PM ritiene, così il PM meglio, il pubblico ministero meglio spiegherà nel prosieguo della requisitoria, se sono provate quindi le condotte contestate al senatore Dell'Utri, così come anticipate in premessa, non può esservi dubbio alcuno sul contributo consapevolmente apportato dal senatore Dell'Utri al rafforzamento dell'associazione mafiosa. Per tacere di tutte le singole, molteplici circostanze sulle quali il pubblico ministero si diffonderà in seguito, non è forse già un contributo idoneo a rafforzare l'associazione mafiosa quello di essere stato determinante nell'assunzione di Vittorio Mangano alle dipendenze dell'allora imprenditore Silvio Berlusconi? Certamente sì, specie se teniamo conto della caratura mafiosa di Vittorio Mangano, della vicinanza di Mangano ai capi mafia dell'epoca, delle finalità di boss di rango come Stefano Bontade e Mimmo Teresi di utilizzare ogni possibile entratura, come Mangano poteva essere, nel mondo finanziario ed imprenditoriale milanese. E non fu altrettanto decisivo il ruolo del senatore Dell'Utri e le condotte da lui espletate per favorire un incontro diretto, che il pubblico ministero anche ritiene provato, tra lo Stefano Bontade, lo stesso Teresi e un imprenditore di grande spicco all'epoca, come era allora il presidente Silvio Berlusconi? Non è già anche questa attività di organizzazione di quell'incontro un contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa? A noi non interessa in questo processo se da questo incontro ne trasse utilità il senatore Dell'Utri, se ne trasse utilità il presidente Berlusconi. A noi interessa se ne trasse utilità l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e da quell'incontro, per quel che all'interno di Cosa Nostra si disse prima e dopo quell'incontro, prima e dopo quell'attività posta in essere al senatore Dell'Utri, e come si determinò un rafforzamento dell'organizzazione mafiosa. E perfino la sola occasione di questo incontro, testimoniata da un testimone oculare di quell'episodio come Francesco Di Carlo, non determinò appunto quel concreto potenziamento dell'organizzazione mafiosa, delle sue capacità operative? Non nacque anche da lì, a cominciare da quell'incontro cruciale, quel prezioso rapporto fra Cosa Nostra e quella realtà imprenditoriale che produsse fra l'altro quel periodico versamento di denaro materialmente incassato da Cina Gaetano, di cui abbiamo fatto cenno prima? E non è anche questo già, anche esso, l'abbiamo detto per Cinà, e vale naturalmente anche per il senatore Dell'Utri, un
condotta possa essere che ne determinò il contributo causale al rafforzamento di specifici, comunque quantomeno segmenti territoriali dell'associazione mafiosa, di specifici comunque settori di interesse dell'associazione mafiosa. E per Cosa Nostra quel rapporto sorto e mantenuto in vita proprio grazie a Gaetano Cinà e al senatore Dell'Utri era così importante e prezioso che Totò Riina, appena impossessatosi delle leve del comando dell'organizzazione mafiosa, dopo la guerra di mafia, dopo aver esterminato Bontade e i suoi, ordinò subito ai suoi, appena appresa questa notizia, ai suoi fedelissimi, di organizzare le cose in modo tale da mettere nelle sue mani di Totò Riina, il capo dei capi dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, direttamente quel rapporto col senatore Dell'Utri così prezioso. Occorrerebbe altro per affermare la sussistenza nella condotta del senatore Dell'Utri dei requisiti richiesti dal modello causale del concorso esterno dell'associazione mafiosa e avere poi svolto ancora in modo continuativo e ripetuto quell'attività di ausilio, sostegno, rappresentanza degli interessi di Cosa Nostra presso il gruppo imprenditoriale facente capo al presidente Berlusconi di cui si è parlato in premessa, non ha costituito anch'esso, articolandosi in più condotte e comportamenti che poi esamineremo nel dettaglio nel prosieguo della requisitoria, non ha costituito anch'esso un più che cospicuo contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa secondo la ricostruzione della fattispecie emersa da ultimo dalla sentenza delle sezioni unite sul processo Carnevale del 2002 in cui facevo prima riferimento. E ancora, abbiamo detto in premessa che il senatore Dell'Utri ha ricoperto per anni il ruolo di una sorta di agente assicurativo dell'organizzazione mafiosa, inviato a stipulare un contratto col cliente assicurato e a garantirne la puntuale osservanza. Non è tale condotta, se provata, come ritiene il pubblico ministero, più che sufficiente per ritenere rafforzata l'associazione mafiosa? E ancora, l'avere fatto da intermediario, in coordinamento con Gaetano Cinà, fra Cosa Nostra e il gruppo Berlusconi, per regolare i reciproci rapporti rispetto all'attività televisiva intrapresa dal gruppo Berlusconi in Sicilia, espletata dal senatore Dell'Utri, perfino consegnando personalmente a Cinà le somme di denaro periodicamente versate dalla Fininvest ai vertici di Cosa Nostra al fine di ottenerne la protezione degli interessi televisivi del gruppo in Sicilia, non è anch'essa una condotta concreta, specifica, causalmente idonea a determinare un rafforzamento dell'associazione mafiosa? Anzi, non solo causalmente idonea, ex ante, come la Cassazione richiede quando si tratta di comportamenti reiterati, e qui abbiamo i comportamenti reiterati, ma causalmente idonea ex post, perché poi naturalmente una questione di prova, il pubblico ministero ritiene provata che poi quei soldi delle casse di Cosa Nostra andarono grazie al ruolo e all'attività e alla condotta insostituibile del senatore Dell'Utri. E ancora potremmo citarne tanti episodi, ma perfino gli stessi incontri, gli incontri con taluni capi mafia, l'incontro con Antonino Calderone, non che individua nel senatore Marcello Dell'Utri quel punto di riferimento a Milano di tutta l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, non solo i palermitani, non solo Bontade, Teresi e compagni, poi anche Riina e compagni e poi anche la famiglia Catanese. E cosa dovremmo dire? Anche, ma solo la famiglia Catanese o anche la famiglia Trapanese? La vicenda Garraffa, ci dimentichiamo la vicenda Garraffa, dimentichiamo l'utilizzazione che del capo famiglia della famiglia di Trapani, Vincenzo Virga, il senatore Dell'Utri fa, mandandolo a minacciare un imprenditore, non parliamo qua né di pentiti, parliamo di un imprenditore, il Garraffa, che ha testimoniato, ha reso le sue dichiarazioni, il pubblico ministero ritiene che le sue dichiarazioni siano state adeguatamente riscontrate, quella condotta
la condotta di utilizzare il Virga Vincenzo, è il Virga Vincenzo che si presta a andare a sostanzialmente minacciare con il tipico avvertimento mafioso il Garraffa, non è sintomo di questi rapporti risalenti dal tempo, non determina in Virga Vincenzo un ulteriore, quindi rispetto alla famiglia mafiosa di Trapani, un ulteriore sensazione di rafforzamento della propria capacità operativa. Ma leggiamo cosa dice la sentenza Cannavale sul punto, perché poi si potrebbe dire, beh, le sensazioni cosa contano, non sono le sensazioni che contano, non so, ma certo che la Cassazione su questo punto, credo sia un punto importante, intanto bevo un bicchiere d'acqua. Dice, lo leggo, la reiterata e costante attività di ingerenza, in quel caso è riferito a Canella, comunque la reiterata e costante attività del concorrente esterno, e in quella reiterata e costante attività del concorrente esterno che verrà avvisata l'idoneità del contributo portato dall'estraneus, non potendosi dubitare che la condotta posta in essere da quest'ultimo determina, per il fatto che è reiterata, determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato, e un tale effetto costituisce di per sé solo, dicono il giudice della sezione unita della Cassazione, nella sentenza che manda assolto il presidente Cannavale, e un tale effetto costituisce di per sé solo un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa. Quindi il reiterarsi delle condotte determina un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa, perché? Perché tale effetto, tale indiscutibile rafforzamento è di per sé solo costituito da questo, consapevolezza da parte dei mafiosi di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto qualificato. Che il senatore Dell'Utri sia un soggetto qualificato, non sto a spendere non sto a spendere nessuna parola. Soggetto qualificato prima come uomo inserito in questo, nel gruppo imprenditoriale, in uno dei più grossi, importanti gruppi imprenditoriali italiani, soggetto qualificato poi come parlamentare, deputato prima e senatore poi della Repubblica, oltre che parlamentare europeo. E allora ci possono essere dubbi sul fatto che queste condotte costituiscano contributo? Il pubblico ministero ritiene di no. Il pubblico ministero ritiene di poter sgombrare, che possano essere sgombrate del tutto il campo da perplessità sulla riconducibilità astratta di queste condotte contestate, di questi fatti contestati rispetto alla fattispecie di concorso esterno, secondo il modello causale come descritto dalla giurisprudenza fino ad oggi. Poi, e lo affronteremo più avanti, altra questione, la questione della prova. Se si è raggiunta la prova in questo processo che queste condotte effettivamente si siano svolte come il pubblico ministero ha sostenuto, e questo c'è una intera requisitoria nel quale il pubblico ministero lo dimostrerà. Queste, infatti ho detto, si tratta di conclusioni preliminari nel quale c'è un tasso di presunzione, perché dopo era assodato quello che ancora il pubblico ministero dovrà dire, ma credo che potesse essere utile dal punto di vista metodologico avere anche inquadrato, per poter meglio comprendere l'iter che ha seguito poi il pubblico ministero rispetto ai singoli fatti, che percorso ha seguito rispetto alla conclusione finale, alla richiesta finale di affermazione di responsabilità penale di entrambi gli imputati. Ma dicevo, e mi avvio forse alla conclusione, quindi abbiamo una serie di reiterate condotte, eccetera, di per sé sarebbero sufficienti. Detto per inciso, sono già reiterate le condotte relativamente al solo versamento di quelle somme di denaro, e quindi già di per sé c'è quella reiterazione richiesta dalla Cassazione, la sezione unita della Cassazione. In più abbiamo la reiterazione con condotte di altro tipo, sempre di agevolazione. In più qua abbiamo l'effettivo risultato della condotta di rafforzamento, perché i soldi entrano dentro le casse di Cosa Nostra. Bene, ma è bene chiarire fin da subito, perché naturalmente il pubblico ministero
prima ancora di percepire il brusio dai banchi della difesa, si poneva il problema che potesse essere la controargomentazione della difesa circa il fatto che in realtà quella sarebbe una mera estorsione, che quindi il senatore Dell'Utri potrebbe essere ritenuto più che altro più una vittima di un'estorsione, più che in qualche modo corresponsabile, ne debba rispondere a titolo di concorso esterno. Ma mi sento con immagine. Ma è bene chiarire fin da subito che ritiene il pubblico ministero sia adeguatamente provato che in nessun modo il senatore Dell'Utri potrebbe essere in questo processo ritenuto vittima di alcunché o di alcuna estorsione, ammesso e non concesso, ne parleremo oltre, che tale somma debba ritenersi periodicamente versata a titolo di pagamento di una vera e propria estorsione. Perché, attenzione, la posizione del senatore Dell'Utri non va in alcun modo confusa, l'ho detto prima per altri motivi, lo dico ora sotto un altro profilo, non va in alcun modo confusa con quella del presidente Silvio Berlusconi. Il presidente Berlusconi, durante la sua carriera imprenditoriale, è stato oggetto delle più svariate pressioni, minacce, atteggiamenti intimidatori da parte di vari emissari di Cosa Nostra. Dalle minacce di sequestro degli anni 70, fino al sequestro di un suo ospite a cena, il principe d'Angelo, l'attentato di Via Rovani del 75, l'altro attentato di Via Rovani dell'86, oggetto di un... perfino di un commento telefonico intercettato fra il presidente Berlusconi e Dell'Utri, al quale il presidente Berlusconi chiama subito per cercare di avere una chiave di lettura dall'esperto della materia, diciamo così. E la strategia, ancora, la strategia degli attentati standard degli anni 90, per non parlare poi di un attentato clou nei confronti di un uomo Fininvest di spicco, nel 93, l'attentato nei confronti di Maurizio Costanzo, anch'egli molto vicino al presidente Berlusconi, eppure contrario, a differenza del senatore Dell'Utri, a quella discesa in campo in politica del presidente Berlusconi, alla quale poi Cosa Nostra si dimostrò favorevolmente interessata. Ora, quale sia stato l'esito di queste pressioni e intimidazioni rileva poco in questo processo. Ciò che rileva è che mai è emerso che alcuna di queste minacce, pressioni e intimidazioni fossero mai state indirizzate nei confronti del senatore Dell'Utri. Esse erano indirizzate soltanto ed esclusivamente, direttamente o per interposta persona, nei confronti dell'allora imprenditore Silvio Berlusconi. Rileva invece che l'uomo incaricato di trattare con Cosa Nostra per capire il motivo delle pressioni, delle intimidazioni, degli attentati, per comporre con Cosa Nostra è stato sempre lui, il nostro imputato, il senatore Marcello Dell'Utri. È stato Dell'Utri ad organizzare l'incontro di Berlusconi con Stefano Bontade e Mimmo Teresi per rassicurare l'imprenditore Berlusconi, allora preoccupato di un rischio sequestro per sé o per uno dei suoi familiari. È stato il Dell'Utri a far assumere Vittorio Mangano proprio per siglare una sorta di accordo di convivenza con Cosa Nostra. È stato il Dell'Utri ad occuparsi di comprendere cosa ci fosse dietro l'attentato di Via Rovani dell'86. E il primo a cui Dell'Utri, contattato, informato dal presidente Berlusconi dell'avvenuto attentato, il primo che Dell'Utri cerca, al quale cerca informazioni, chi è se non Gaetano Cinà, come risulta da quella preziosa ricostruzione cronologica della vicenda e del ruolo svolto da Cinà e da Dell'Utri, che deriva dal contenuto delle telefonate
dell'Utri stesso, che all'epoca vennero intercettate. Ed è ancora sempre dell'Utri che nel 1990, dopo gli attentati Standa, si incontra con alcuni capi mafia catanesi e in particolare si incontra personalmente con Nitto Santapaola, capo famiglia di Catania e uno dei massimi vertici dell'intera organizzazione mafiosa, per risolvere un problema, il problema degli attentati Standa, che dopo quell'incontro in effetti si risolve, perché gli attentati finiscono e secondo i collaboratori di giustizia, che noi riteniamo provati e riscontrati, il problema degli attentati si risolve, gli attentati cessano proprio in virtù degli accordi presi dal Dell'Utri con il Santapaola, evidentemente ritenuti vantaggiosi dall'organizzazione mafiosa. Ed è ancora il senatore Dell'Utri, secondo le dichiarazioni in particolare del più recente collaboratore Antonino Giuffrè, che è protagonista della cosiddetta, chiamiamola, trattativa politica del 93-94 fra Cosa Nostra ed il senatore Dell'Utri, quello che nel frattempo, colui il quale nel frattempo era divenuto uno degli artefici del nuovo movimento politico denominato Forza Italia. In tutti questi casi è Dell'Utri incaricato a trattare Cosa Nostra, ma sicuramente non è mai stato lui l'obiettivo delle pressioni e degli attentati, il che dimostra che correttamente, credo, il pubblico ministero ha detto in premessa: non confondiamo, non commettiamo l'errore di confondere due posizioni ben diverse, quella dell'imputato Dell'Utri e quella del presidente Berlusconi. Quest'ultimo solo fu la vittima di quelle pressioni, di quelle minacce, di quelle intimidazioni. L'imputato, il senatore Dell'Utri, invece, non fu affatto vittima di quelle pressioni. Egli fu esclusivamente l'artefice delle soluzioni, delle composizioni che furono trovate volta per volta in quelle situazioni di aperta conflittualità. E si trattò sempre di soluzioni che avranno pure risolto sul versante dell'imprenditore il problema immediato delle pressioni, delle minacce, delle intimidazioni, ma che comportò certamente anche dei vantaggi e benefici per l'associazione stessa e per lo stesso Dell'Utri, perché sarà solo una coincidenza, ne parleremo più avanti, ma forse no, che la carriera del senatore Dell'Utri sia contrassegnata ad un'irresistibile ascesa contestuale all'irrobustirsi dei suoi rapporti con la mafia. Ebbene, tutte queste condotte comprovano abbondantemente, con un'abbondanza, uso questa espressione senza tema di smentita, con un'abbondanza di prove rara in un processo per fatti di mafia, che Dell'Utri ha posto in essere una continuativa condotta di agevolazione dell'associazione mafiosa, tradottasi in un concreto ed obiettivo contributo al cospicuo ed empiricamente apprezzabile rafforzamento dell'associazione mafiosa. Quindi una specifica condotta di agevolazione punibile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 110, 416 bis del codice penale. E per tutti questi ripetuti comportamenti collusivi con Cosa Nostra, per questa intelligenza col nemico di un uomo dello Stato, perché tale deve ritenersi il senatore Dell'Utri nella qualità di senatore della Repubblica e parlamentare europeo che oggi egli riveste, che vi chiederemo di affermarne la responsabilità penale. E in questo ambito, lo dico per inciso, preferiamo in questo momento, in questa fase, intenzionalmente non entrare troppo nel dettaglio della vicenda cosiddetta politica dei rapporti fra Dell'Utri e Cosa Nostra. L'ultimo tratto di strada dei rapporti del senatore Dell'Utri con Cosa Nostra.
Preferisco non esaminare la questione delle condotte poste in essere in tale contesto dal senatore Dell'Utri per verificarne l'idoneità a rafforzare l'associazione mafiosa, proprio per evitare che possa cogliersi qualsiasi pretesto per sollevarsi polemiche, cortine fumogene, polverone. Ciò premesso, non sarei completo se non evidenziassi un'altra peculiarità di questo processo e della sua piattaforma probatoria. Abbiamo detto che le prove a carico di Cinà sono tali e tante che nelle condotte provate di Cinà sono ravvisabili gli estremi della condotta incriminata di partecipazione in associazione mafiosa, sia secondo il modello organizzatorio, sia secondo il modello causale. Ebbene, analoga ricchezza di prove è presente rispetto alla posizione e alle condotte del senatore Dell'Utri, in quanto non solo è provato il contributo da questi apportato al rafforzamento dell'associazione Cosa Nostra, necessario per la configurabilità del concorso esterno, ma è sussistente anche ciò che oggi la giurisprudenza e il diritto vivente richiede per la configurabilità del reato di partecipazione in associazione mafiosa. Invero, nel corso dell'istruzione dibattimentale si è accertato molto di più di quanto non fosse emerso nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare è emerso al di là di ogni ragionevole dubbio che la ripetitività delle condotte di agevolazione in favore di Cosa Nostra poste in essere dal senatore Dell'Utri altro non è, come si è detto in premessa, che il frutto, il riflesso operativo e fattuale di uno specifico ruolo, di una specifica funzione rivestita dal senatore Dell'Utri rispetto all'organizzazione mafiosa, quella cioè dell'ambasciatore di Cosa Nostra all'interno di uno dei gruppi economico-finanziari più potenti del Paese. Ebbene, per giurisprudenza costante, l'essere partecipe di un'associazione mafiosa non è uno status derivante dalla mera affiliazione formale secondo lo statuto dell'organizzazione criminale di riferimento, bensì è il riflesso dello stabile inserimento del partecipe nella distribuzione di ruoli e funzioni che prescinde dalla partecipazione a specifici riti di affiliazione, abbiamo detto prima. Ne consegue che in esito alla valutazione probatoria, voi, signor Presidente, signor Giudice del Tribunale, potreste addirittura ritenere configurabile nella condotta del senatore Dell'Utri la condotta di partecipazione all'associazione, così attribuendo una diversa qualificazione giuridica alla condotta contestata nel capo di imputazione, il che sarebbe possibile, stante il tenore della contestazione che fa riferimento alla condotta attribuita all'imputato di partecipazione, al mantenimento, rafforzamento ed espansione dell'associazione e al perseguimento degli scopi dell'associazione, mettendo a disposizione della stessa l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario e imprenditoriale. Cioè a dire, non vi è divergenza, non vi è un problema di non correlazione fra fatto contestato e fatto per il quale si dichiari la penale responsabilità e si emetta una sentenza di condanna. Vi sono ormai numerosi precedenti giurisprudenziali in cui il giudice, andando in contrario avviso rispetto all'impostazione dell'accusa, ha condannato, diversamente qualificando giuridicamente la condotta, ha condannato per concorso esterno laddove vi era una contestazione di associazione mafiosa, ha condannato per associazione mafiosa, per partecipazione in associazione mafiosa, laddove viene una contestazione per concorso esterno, anche dall'autorità giudiziaria palermitana. Ma il pubblico ministero non vi chiede, di modificare e di qualificare giuridicamente in modo diverso, e non ve lo chiederà di modificare, di qualificare in modo diverso il reato così come contestato, perché il pubblico ministero ritiene, anzi è certo, che è stata acquisita la prova dei reati così come originariamente contestati.
Quindi vi chiederemo di affermare la responsabilità dell'imputato Cina Gaetano per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, secondo il modello organizzatorio, che è quello in cui crediamo, e dell'imputato Dell'Utri per il reato di concorso esterno, secondo il modello causale in cui crediamo. Ma vi diciamo anche che vi è agli atti del dibattimento la prova del reato commesso da Cina anche secondo il modello causale e della responsabilità del senatore Dell'Utri anche secondo il modello organizzatorio della partecipazione all'associazione mafiosa. Sicché potreste, in teoria, condannare il senatore Dell'Utri indifferentemente per il reato di partecipazione o per quello di concorso esterno. Dico questo perché in questi anni, e chiudo Presidente, in questi anni si è montata una polemica del tutto artificiosa, soprattutto, non solo, soprattutto su questo processo, al quale per ovvie ragioni il pubblico ministero non ha mai potuto replicare in aula, perché non portata in aula, né fuori dall'aula, tantomeno fuori dall'aula, tutta incentrata su questa figura di reato, questo concorso esterno, e se ne è proposta l'abolizione. Ebbene, il pubblico ministero sentiva l'esigenza di dire, per chiudere, spero, una volta per tutte, quest'altro fronte di polemiche pretestuose e strumentali, le condotte poste in essere dal senatore Dell'Utri sono illecite secondo quanto prevede la legge italiana vigente, il codice penale vigente. Ma non solo sono illecite applicando la fattispecie del concorso esterno, ma sono illecite anche applicando la semplice fattispecie associativa. Se quindi lo scopo è quello di creare un movimento di opinione per far ottenere l'impunità totale a questo o a quel potente, a questo o a quell'uomo politico, la strada maestra non è quella dell'abolizione del concorso esterno, perché spesso queste condotte, alla luce della giurisprudenza che ormai si è consolidata, spesso sono, non sempre, spesso sono configurabili anche come partecipazione interna. In questo processo, in questo caso, per il senatore Dell'Utri, lo sono rilevanti anche ai sensi dell'articolo 416 bis senza l'ausilio di cui all'articolo 110. E quindi non posso pensare che qualcuno voglia pensare non all'abolizione del concorso esterno, ma addirittura all'abolizione della fattispecie associativa del 416 bis per ottenere l'obiettivo sperato di far realizzare l'impunità a questo o quel potente, a questo o a quell'uomo politico. Io credo che, essendo il 416 bis ancora una legge vigente, essendo oramai per diritto vivente consacrato alla Cassazione configurabile il concorso esterno, chiunque sia l'imputato, più o meno potente, i canoni di valutazione della prova e di interpretazione della fattispecie, i canoni di valutazione dei comportamenti penali non possono mutare, debbono essere gli stessi applicati per gli imputati comuni. È per questo motivo che il pubblico ministero, alla fine la requisitoria, vi chiederà di applicare questi principi di legge di uguaglianza, e per questo motivo che il pubblico ministero, alla fine la requisitoria, vi chiederà di affermare la responsabilità penale di entrambi gli imputati. Detto questo, Presidente, esaurita questa parte sulla configurabilità del concorso esterno, il pubblico ministero avrebbe da proseguire con la valutazione, i canoni di valutazione delle fonti di prova. Ma è un tema abbastanza lungo e impegnativo, quindi...